Salve cari amici e benvenuti a questo appuntamento in live con Disintegration, titolo di Viune Interactive, studio guidato da Marcus Litho, che è uno dei creatori di Halo, del Bomb Master Chief. Insomma, come state? Come la va? Io questo gioco l'ho recensito sulle pagine di Everyeye la settimana scorsa, se vi va di dare un'occhiata alla recensione siete miei ospiti, graditissimi. Nel frattempo vi do il benvenuto, ciao a tutti, ciao Exploding Kitten, benvenuto a Luca Bart, Luca Ronzo, Beowulfser, Giorgio Martorano e anche Pacianese, salve. Ora, vi farei vedere le prime 3 o 4 missioni, vediamo un po' come ci siamo messi con i tempi. Con della campagna in singolo, che dovrebbe essere il focus principale della produzione. Se vi va di farmi delle domande durante il gameplay, siete liberissimi di farlo. Cercherò di rispondere il più possibile a tutti i vostri eventuali dubbi o le curiosità sul titolo. Quindi direi di andare. E sapete che il mio rapporto con gli strategici è un po' peculiare, quindi aspettatevi delle scelte tutt'altro che assennate. Perché? Ciao King Onizuka. Allora, questa qui è uno degli hub, questo è il principale, ce ne saranno altri nel corso dell'avventura. In questo momento non vedete nessuno perché di fatto il gioco, cioè la campagna l'ho completata, quindi non ci stanno più dei supporti narrativi legati ai dialoghi con gli altri giocatori, ma vi posso assicurare che non sono poi così importanti. Come vedete, già qui si nota, insomma, che il dettaglio grafico non è incredibile. Ciao Eclipse, benvenuto. Quindi il titolo ha un comparto tecnico non particolarmente esaltante. D'altronde l'avevamo già intravisto in fase di anteprima, specialmente su console. Questa è la versione PC. E insomma, vediamo un po' come la va. Seleziona missione, di nuovo in sella. Anzi no, fare direttamente la seconda, perché la prima è ancora più tutorial. Ciao Juventus! Allora, equipaggio. L'equipaggio è standard. Non potete neanche modificare il vostro grav cycle, il vostro gravicicolo, il vostro mezzo di trasporto. Questo secondo me è uno degli incidenti di design del titolo, perché avrebbe offerto maggiore varietà all'esperienza, la possibilità di modificare sia l'assetto del gruppo sia quello lì del mezzo di trasporto. Il titolo è un ibrido shooter strategico con delle trovate secondo me molto brillanti, che però non vengono sfruttate alla perfezione. E quindi andiamo, come direbbe Bon Todd, Gimo! Come on now, you can't blame him. The prospect of being cooped up with a bunch of ciao Method doesn't appeal to me either. Ciao Ele. Oh, molto bene. Colazione, pranzo e merenda con Everyeye top. You're just a reminder. I feel you, Agnes. Yeah, well, you're sweet. But the thing is, allora, all'inizio del gioco ci si trova a sfuggire dalla presa dell'Iron Cloud, che è questa fortezza volante del Rayon, questa fazione che punta all'integrazione di tutti gli esseri umani, quindi al trasferimento dei loro cervelli all'interno di questi gusci meccanici. Il nostro obiettivo sarà quello di ristabilire la libertà di scelta, ovvero permettere a chi non vuole l'integrazione o chi vuole liberarsene di farlo. Non è più purtroppo una decisione libera nel mondo di Disintegration. E nei panni di Romer Scholl, un ex pilota di gravicicli, nonché star mondiale, dovremo guidare questa ribellione dei fuorilegge contro appunto la Rayon. Ciao Nonneo Mezza, sempre un piacere per me vederti in chat. Ciao Andy, benvenuto, e anche Andrea. Ciao Ax. Ciao Mister Cavaliere. Allora, con B attiviamo lo scanner. Come vedete i compagni mi seguono automaticamente, ma posso dargli delle indicazioni precise con la semplice pressione di un tasto, e con la pressione dello stesso tasto più B posso annullarle. Ora, ok, mi metto in copertura, utilizzo le abilità con la croce direzionale, è molto semplice. Tac. Abilità che possono anche essere usate in sinergia per maggiorarne gli effetti. Ottimo.
Tra l'altro i nemici d'elite droppano anche questi, queste sfere che vanno a ripristinare la salute. In questo momento non ho gran bisogno. E ho anche come arma secondaria in questo momento un cannone a nanoparticelle che mi permette di ripristinarla manualmente. Il graviciclo si può muovere in tre dimensioni, quindi lateralmente, avanti, dietro, in alto e in basso, fino a 15 metri di altitudine. Devo dire, è molto lento, delle volte questa sua lentezza si fa un po' fastidiosa, però nella campagna non sentite più di tanto il peso, appunto, della lentezza. Nel multiplayer un po' di più, per quanto alcune scelte vadano a ridurla, cioè la possibilità di selezionare, per esempio, delle squadre con diverse caratteristiche anche dal punto di vista della mobilità, ma limano un po' questa sensazione. Ciao Ale, posso rispondere alla seguente domanda? Grazie, mi riferisco ai migliori audio di Last of Us Part 2 a portare il migliore nel coinvolgimento. Mi chiedo se queste vengano perdute giocandolo con le cuffie. In generale, se il gioco perde a coinvolgimento, giocavo in tale maniera. No, se lo giochi con le cuffie in realtà non perdi nulla, anzi è nettamente migliore l'esperienza, cioè da quel punto di vista, perché la gestione dell'audio è più, secondo, più semplice per gli sviluppatori e quindi tende a essere più intenso e avvolgente l'audio. Sembratemi in prima persona? No, proprio no. Diverso dal punto di vista strategico, quindi il gameplay è totalmente diverso, è più complesso ma comunque decisamente intuitivo. Il concept di base è tutto diverso, quindi no, non sono due giochi paragonabili, però hanno entrambi notevoli problematiche su vari fronti. King, il problema è che secondo me non hanno gestito molto bene le ambizioni. Hanno voluto fare tanto, hanno voluto fare tutto, multiplayer, single player, narrazione di un certo calibro, che poi però in realtà non risulta tale, multiplayer unico che però perde alcuni dei tratti della campagna in singolo e del concept di base. Quindi purtroppo quando hai un progetto indipendente con budget ragionevolmente limitati, devi bilanciare alla perfezione il rapporto tra ambizioni e effettive possibilità. Tachan, sei un po' il lucio, cioè nel senso ci spero anch'io perché è un gioco che amo molto, però proprio una speranza di quelle lì destinate a venire deluse. You know, I've been thinking, who says we have to turn over all this loot to Wagner? We're the ones busting our humps to get it. Allora, come vedete il gioco è estremamente lineare, nel senso che l'apertura delle mappe è molto limitata e gli obiettivi secondari sono tendenzialmente ciclici. Quindi a parte qui c'è un muro invisibile gigantesco. E la cosa più significativa dal punto di vista del, cioè, anzi come promozione dell'esplorazione è semplicemente il rinvenimento di risorse aggiuntive per potenziare personaggio e gruppo, quindi niente di particolarmente, come dire, stimolante. Tutto bene. Ciao Arlan, Sir, purtroppo tanti studi indipendenti cadono nella stessa trappola. Cioè, non è una cosa così rara.
ed è un peccato perché alcuni concept come anche questo hanno un bel potenziale di base. Allora, qua ci sta della roba da raccogliere, cosa che farò fare a loro perché non posso. You got it. Yeah. Questi rottami mi servono per... cioè sono come punti esperienza, in pratica. Mentre in giro per la mappa posso trovare, o anche completando gli obiettivi, posso guadagnare dei chip, che invece sono come i punti abilità per sbloccare appunto le buff e capacità aggiuntive. No, più che altro buff, non capacità aggiuntive, legate alle caratteristiche di ogni personaggio. Ma non vi aspettate grande varietà perché non ce n'è. Cioè sono tutti sostanzialmente sovrapponibili, fatta eccezione per l'abilità principale. In tutta sincerità vale la pena l'acquisto? Beh, dipende da te. Il concept, come dicevo, è molto interessante e non è per nulla spiacevole giocarci. Cioè per me è importante precisare questo. Però ha dei limiti molto chiari e molto evidenti e non tarda a manifestarli, specialmente durante la campagna in singolo. Cioè la narrativa, per dire, è piuttosto rinunciataria. Sembra proprio mancare di alcuni tasselli. Come se a un certo punto siamo stati costretti un pochettino a rivedere la portata del racconto perché i fondi non erano sufficienti. Sembra abbastanza piatto. Guarda, io come ho scritto nella recensione ho trovato la varietà generale della campagna non particolarmente appagante. Sono momenti più intensi, momenti che mostrano una varietà più importante, però insomma questo è. E spiace perché il team ha sicuramente del talento da utilizzare. Il concept di base è molto interessante, però è una ciambella venuta con mezzo buco. Ok. Roger. Ma chi è che mi spara? Poi il feeling delle armi non è particolarmente, insomma, appagante. È rimasto incastrato? No. Oh! Getting fixed. La stanno facendo a schiaffi molto forte. Vado là. Beh, Jazz, non sei il solo. Ciao Monkey's Garage, benvenuto. Tra l'altro ci sta una distruttibilità ambientale interessante. L'avete vista anche prima. Solo che io personalmente avrei gradito molto, e avrebbe potuto cambiare un po' gli equilibri del gameplay, se questa distruttibilità avesse avuto conseguenze più nette sul gameplay. Ovvero, cioè se io butto giù una roccia, una struttura di roccia, e magari quella cade sui nemici, a me sarebbe piaciuto vedere, che so, danno, oppure stordimento, cosa che non c'è. Puoi ovviamente rompere le protezioni per insomma sottrarre ai nemici una barricata utile, però insomma qui finisci. Perfetto. Elite botte. Come from? Never mind that.
Ok, abbiamo salvato della gente. Questa è fatta. Dovrebbe aggiornarmi l'obiettivo. There may be captive outlaws ahead of you. We got this, Rezik. Ok. Non mi sembra tanto coinvolgente. Ci stiamo un po' girando intorno, ragazzi, ma è sempre quello il discorso. A parte che da 10 minuti di gameplay non avete, cioè 10 minuti di gameplay non vi offrono una percezione chiara di tutto ciò che ha da offrire il titolo, ma comunque posso confermarvi che sì, insomma, una maggiore varietà nell'offerta, obiettivi secondari più interessanti, attività secondarie più interessanti all'interno dello stesso concept di gameplay, una narrazione più ficcante, avrebbero sicuramente portato il titolo ad avere un'attrattiva, insomma, più abbondante. Ripeto, l'idea è buona, ma non è sviluppata molto bene. Rimane sempre così. Cambiano degli elementi in base alle missioni, ma cambia l'armamentario, cambiano le abilità che vi portate dietro perché cambiano i membri del gruppo. Ma insomma, è un altro gioco in pratica. No, lo stesso gioco, solo che migliore. Infatti, gli ho dato 6 e mezzo. Cioè, fa il suo lavoro, fa il suo compito, se la porta a casa, per dire, però non così bene. Cioè, per dire, se adesso mi viene voglia di andare là, dico, vabbè, c'è qualche cosa. Sembra una zona secondaria. Che ci trovo dentro? Un muro invisibile. Questo è. Anche il level design non è molto ispirato. 6,5 sono stato troppo buono. Just, come fai a dirlo? Cioè, nel senso, io l'ho finito e ti dico che, specialmente nella seconda parte, la varietà migliora un po', ci sono delle soluzioni un po' diverse, c'è un lieve cambio di passo nella narrazione e poi l'offerta è piuttosto ampia in generale, anche nel multiplayer, specialmente all'inizio, ti diverti e trovi degli spunti interessanti, però tutto poi si allinea allo stesso standard di titolo che può dare, ma alla fine non dà. Perché l'insufficienza se la prende un titolo che obiettivamente non diverte. Un titolo che diverte, che comunque ha un suo ruolo nel mercato, tendenzialmente arriva almeno alla sufficienza. Ci saranno aggiornamenti? Sì, però ancora non abbiamo una roadmap definita. Come si chiama il team di sviluppo? Pune Interactive. Loro prima opera. Oh, mi hanno rotto due alleati. Costa 49 euro. Ciao Ace. Ecco, questo è un altro fattore da tenere in considerazione. Con una decina d'euro in meno, si sarebbero, secondo me, collocati in una fascia più congeniale al prodotto. Mannaggia, ragazzi, su questi. Ma ammazzano tutti, quello lì, priorità, 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 priorità. Sì che è viva, sta solo, diciamo,
aspettando il momento di tornare a parlare di Elden Ring, hanno presentato la versione rimasterizzata, anzi il remake, perché saranno anche delle aggiunte ludiche di Demon's Souls, quindi no, viva e viva, anche se il progetto di Bluepoint, ma chiaramente è supervisionato da From. Però sono d'accordo sul fatto che forse si stanno facendo aspettare un po' troppo per offrire dei dettagli in più su The Elden Ring, specialmente considerando su Elden Ring, specialmente considerato che finora abbiamo visto solo ed esclusivamente un trailer in CGI. Sto giocando su PC, Venez. King, quella sarebbe stata una direzione totalmente diversa, concettualmente bella, ma avrebbe comunque alterato notevolmente il focus del gameplay, avrebbe richiesto degli sforzi dal punto di vista tecnico molto maggiori. Secondo me avrebbero potuto proprio intervenire in termini di game design sulla varietà, mi sono dimenticato di salvare questo, e sulla composizione delle mappe, senza considerare che poi la direzione artistica, ripeto, non è particolarmente stimolante. Proprio in Java Studios, beh, Black, ma l'IP, cioè il progetto originale è di From. Secondo te non c'è stato un intervento in termini di supervisione da From? È irragionevole. Quindi è chiaro che non sono coinvolti in maniera, come dire, operativa sul progetto, ma è molto facile pensare a un loro invece coinvolgimento dal punto di vista della supervisione, come spesso succede. L'ho scritto Tokujiro, l'ho scritto la recensione, è pubblicata qualche tempo fa sulle pagine di Free Eye. Se vuoi dare un'occhiata trovi tutte le informazioni. Gli ho dato 6 e mezzo, quindi il parere generale un'idea generale me la sono fatta. Botte importanti. Allora, Paolo, sta diventando come Half-Life 3, più o meno. Io spero che sia incredibile. Può essere solo incredibile per quanto mi riguarda, altrimenti sono problemi. Non si sa se magari King nel prossimo futuro verrai accontentato dagli uomini di ID, cioè dopo la distruzione dei anatomica dei nemici, o magari pure quella delle rene, che ne sai, da sfruttare proprio il combattimento. O potrebbe essere allora non ho dato la mia opinione su questo leak, che non è un leak, perché pensate quante possibilità che sia una minchiata ci sono. Nessuno l'ha vista direttamente su Amazon, a parte il tizio su Reddit che ha postato l'immagine, e è da Reddit che è stata ripresa. Quindi potrebbe essere, insomma, è sottile come la carta questo presunto leak. Io onestamente non ci credo. Proprio no. Anche se mi piacerebbe crederci. Mi piacerebbe molto. No, non vale la pena. Quello sì, però. Non mi dica che sono rimasto incastrato.
Ci credi a Demons? A Demons come titolo di lancio? Non molto. Vai, 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 sfondali tutti. Bene. Ciao King, alla prossima. Allora, devo andare a raccogliere queste robe che ho ignorato totalmente. Ricordo un po' Future Cop PlayStation 1. Un po' che c'è qualcosa, sì. C'è qualcosa, dalla prospettiva, alcuni elementi di gameplay ci sta. Potrebbe essere come gameplay di Gods and Monsters, più o meno. Il nuovo gioco è produttore di Halo, di uno dei creatori del franchise, del concept. Quindi uno che ha militato in Bungie, sì, si chiama Marcus Leto, ma è del suo nuovo team. Felix, non so se sia più realistico, non so neanche se il realismo se ha senso parlare di realismo con Ratchet & Clank, però è una roba che mi è piaciuta tantissimo, questo sì. Right away. Black dipende da un singolo fattore, secondo me. Se hanno tolto il supporto Blu-ray per aumentare le dimensioni dell'hard disk, può essere. Cioè per raddoppiarlo. Può essere, ma lavorando molto bene sulla, come dire, l'approvvigionamento dell'hardware, ovvero lavorando su grandi quantità per quanto riguarda gli SSD in particolare, che costano tendenzialmente di più, cosa che fa strano dirlo, di un Blu-ray HD, anzi Blu-ray 4K, lettore Blu-ray 4K, perché tra l'altro quei Blu-ray li produce Sony, cioè li fa produrre Sony, mentre comunque gli SSD che sono su un brevetto magari customizzato, comunque a mio avviso vanno a costare di più. Quindi potrebbero effettivamente parificare il prezzo delle due versioni, ma non è scontato. Ciao Vizio. Ok. Hai gradito, Felix? Sono contento. È un piccolo esperimento. Ci ha lavorato tanto sia Giuseppe che Luca. Will do. Se hai gradito, sono molto contento. Parità di capienza SSD, credo che la digital costerà sempre e comunque 80 euro in meno. Se il dimensionamento dell'SSD sarà il medesimo, è probabile, sarebbe un'ottima strategia dal punto di vista commerciale. Per me non avrebbe senso farla costare uguale in quel caso lì, perché lui è bilingue, Felix, quindi è molto bravo. Savonese, in sapore no, però non ha il gusto che speravo avesse. Filippo, beh, è una dichiarazione di intento interessante di PlayStation, che vuole comunque promuovere la cultura del digitale. Io credo che in ogni caso novità dal punto di vista dell'offerta di PlayStation 9 ci dovranno essere, perché così com'è non è pronta per la nuova generazione. Spero che sia un indizio di novità in arrivo. Io l'ho letta quell'intervista, non è una conferma. Dice che avrà lo stesso hardware,
però è una dichiarazione che può essere letta in diversi modi, perché se io prendo lo stesso modello di SSD, quindi con la stessa velocità e lettura e scrittura, con le stesse caratteristiche di base, posso ancora dire che è lo stesso hardware, cioè non ci stanno grandi variazioni dal punto di vista dell'hardware, anche se poi magari raddoppio la capienza. No, chef. Allora. Sì, siamo più o meno tutti. Sarà il disastro. Dove? Bene. Andiamo alla torre radio. Dovrebbe stare lassù. Perfetto, chef, ma dai retta a uno che un pochettino di linguaggio corporativo ormai ha imparato a digerirlo. Io non lo escluderei così a priori, perché la dichiarazione di per sé lascia ancora aperte delle porte a questo genere di interpretazione. Dipende, in realtà sono due filosofie diverse. O punti semplicemente a proporre una console con un prezzo ridotto, quindi per differenziare l'offerta da quel punto di vista, e ovviamente dal punto di vista dello digital, che è una formula interessante. Quindi solo una differenza in questi termini. Oppure vai anche a modificare il prezzo, quindi perdi la lo scarto di prezzo, ma offri comunque un'offerta all digital più attraente, perché avere, mannaggia la miseria, avere un hard disk più capiente è secondo me un'ottima cosa. Ma sai, è solo quello che a me, cioè a me interessa il dubbio, cioè il fatto che ci sia la possibilità di interpretarlo in questo modo, perché a meno che non viene specificata una cosa, cioè con Ryan che ti dice guarda, avranno lo stesso hard disk, per me tutto è ancora, cioè è una pagina ancora aperta. Felix, nessuno è pronto, ciao Outer. Allora, qui ho preso e fatto tutto. Loro sono carichi, sono pronto. Ma nel senso, è vero che la nuova generazione ha tra le sue peculiarità, proprio per il fatto che c'è un SSD di nuova generazione, la possibilità di ridurre lo spazio sul disco in relazione alla complessità di un prodotto ludico, ok? Però è anche vero che questa complessità aumenterà, quindi non mi aspetto che i giochi occupino meno spazio in senso assoluto rispetto a quelli dell'attuale generazione. Quindi vedremo. Fizio, contento è poco. Contento è poco, tra l'altro giovedì ne sappiamo di più. Sono felicissimo, non vedo l'ora. Vedo l'ora di poterci giocare e di poterne scrivere. Doyle, porca miseria. Sì, I need help, però e butti in mezzo al bordello. No. Quindi farà tu la recensione? Non lo so ancora. Non lo so, vedremo. Forse la farà Tommaso. Però io sicuramente ci giocherò un sacco. Allora, raga, venite qua. Venite qua. C'è tempo. Bisogna curarsi. Quindi venite qua. You got it.
Guarda Doyle. Porca miseria, è quello lì che mi serve di più. Niente. Ok. Baldur's Gate 3 The Red 8. Non che a me dispiacerebbe recensirlo, sia chiaro, anzi. Che ve lo dica fa. Però già faccio Cyberpunk, quindi insomma mi sembra legittimo lasciare un bel GDR a Don Tommaso, che anche lui è un super appassionato. Ok. Oh, menano forte! Andate per favore là, se no. Gente, sì. Ok. Allora, vedete questa che ho bisogno di cure. Dopo The Stranding tutto in discesa. Beh, oddio. The Stranding già lo sapevamo che sarebbe stata una cosa super particolare, quindi sì, è una delle recensioni più importanti per me. Lo è stata e lo rimarrà. Però forse sento più pressione da parte di Cyberpunk, perché invece è molto più mainstream. Nel senso, ovviamente è buono, cioè, per me mainstream non è un'offesa, ci mancherebbe. Oh! Allora, buttala là. Ok, cura. Molto bene. Su quello farà le bordate. Grazie, grazie mille. Fermi. Quindi è no? No, è ni. Qualsiasi tipo di esclamazione possa rappresentare il 6.5. Well, you have your base back. What's left of it? All thanks to you. There may be something of use to your no chef. Effettivamente, ora che tu me le riporti l'attenzione letteralmente, sarebbe un po' una mossa, come dire, discutibile. What do you think? Yeah, I think Rezek's got a project on his hands. Well done, crew. Grazie per lo sbatti. Be safe in your... Perché avevo letto diverse voci riportate, diverse anche la dichiarazione originale, ma evidentemente era stata riportata in maniera, non so, un po' diversa. Quindi mi ha lasciato ancora questo margine di dubbio. Però se effettivamente queste sono le esatte parole, sarebbe un po' discutibile fare. Poi a volte si rimangiano le parole. Esatto, questo That Is It non l'avevo trovato altrove. Non so dove hai guardato tu, però insomma mi fido. E quindi mi spiacerebbe se fosse un That Is It buttato là. Mi spiacerebbe. Quindi chiaramente puntano a offrire due diversi prezzi. Quindi una all digital che costa di meno e che magari va a interessare chi punta un pochettino a risparmiare. Io non è troppo interessato all'acquisto dei retail, quindi ci sta. Comunque in ogni caso c'ha un suo senso nel quadro dell'offerta. Ciao amico, portaci il pane, che rimane un po' sul limite tra la bestemmia e no, e Cacarotto,
Già Giovanni, sai cosa mi piacerebbe veramente tanto? Anche se capisco che sarebbe difficile e poco sensato dal vostro punto di vista, mi piacerebbe leggere due recensioni dello stesso gioco scritte. L'allero. Just sarebbe figo. Ma uno andrebbe un po' a rendere confusione la linea editoriale, nella misura in cui avere due opinioni per uno stesso portale, secondo me non è una buona cosa. Cioè, nel senso, è giusto avere più opinioni, però è giusto che il messaggio che esce da una linea editoriale sia univoco e forte. E due sarebbe proprio complesso dal punto di vista operativo. Ciao Sbrock, ciao Pexerello, ciao Spini. Allora, la missione successiva è il timore di Wagoner. Allora, vediamo un po' se posso farvi vedere. Non ho chip per sbloccare le abilità, però come vedete cambia fondamentalmente una o due voci in relazione all'arma equipaggiata, anzi l'arma speciale equipaggiata e all'abilità, ma è ridotta un po' all'osso la progressione. Comunque, si va. Tra l'altro ragazzi, io fra tre quarti d'ora circa staccherò, farò questa live di un'oretta e mezza, perché poi ho un appuntamento di cui parlerò più avanti. Però insomma devo prima fare dei preparativi, quindi sarà interessante. Potreste dirmi com'è il frame rate su PlayStation 4 normale? Di cosa? Di questo? Io l'ho giocato solo su PC Furio. Allora, inizia missione. Appuntamento galante? No. Ciao Waylian. Anzi, Waylian. Salto la scena nel caso magari vogliate affrontare la campagna insomma personalmente. So, why are we out here really, Seguin? Other than to scratch Wagner's itch. This is the closest town to a major dam that powers the region. That makes it strategically important for the resistance. Until the red eyes moved in. You're catching on. Allora. Romer should choose. If there's a 50-50 chance of taking the wrong path, I'll pick it every time. De Furi, io non credo che saranno costretti più di tanto a risolvere il problema, perché ho l'impressione che andando avanti le collector si sposteranno sempre di più sul modello della bel pacchetto con dentro un codice. O addirittura un bel pacchetto con dentro, cioè senza neanche il gioco. Un po' come aveva fatto Rockstar con l'edizione Super Plus di Red Dead Redemption 2, se vi ricordate. Secondo me ci si sta spostando su quel modello. Non so assolutamente se in questa generazione la transizione sarà completa, però potrebbe rispondere a questa domanda. Preso delle lenti aggiuntive per la mia PlayStation 4 per testarle, che gioco consigli? Kronos fa un po' ridere, ma il menu di Call of Duty Warzone. Il menu. Durante il menu. Through this tunnel. Echo! Cody. Pexerello, io dico Divinity. E mi prendo la responsabilità della mia affermazione, cioè nel senso della mia preferenza. Poi dimmi se ti è piaciuto e soprattutto quanto ti è piaciuto, perché a me ha fatto impazzire. Cioè è una roba che, ma anche il primo, innova la formula tradizionale dei giochi di ruolo all'occidentale, proponendo un'interazione ambientale e un sistema di sinergie che sono incredibili. Cioè almeno la prima volta che li sperimenti risultano veramente incredibili e ampliano molto e rispessiscono molto il profilo strategico della produzione. La scrittura mi piace parecchio, è meno seria e cupa rispetto a quella lì
di Pillars e presumibilmente rispetto a quella che vedremo in Baldur's Gate 3, che è un po' più serio rispetto alle altre produzioni di Larian. Però te lo consiglio assolutamente. Jazz, sì, però io con le cuffie non mi sono accorto di niente. Robby, è una bella domanda a cui non so rispondere perché... Ah già, qui c'ho la cura d'aria. Perché non ha senso. Ernesto, io gli do 6,5 perché non raggiunge il suo potenziale in molti modi. Però se ti piace il concept di base, secondo me troverai qualcosa da fresco e interessante in questo titolo. Purtroppo avrebbe potuto esserlo molto di più. No, io ho anche la possibilità di rallentare il tempo. Se ha qualcosa sul nuovo Halo Infinite? No. Ma io vorrei capire. Questa è una delle sfide che ho fallito anche la prima volta. Cioè devo evitare di essere colpito da questo impulso elettromagnetico. E per farlo dovrei essere vicino a una torre che protegge dall'impulso. Cioè questa qui. Solo che prima ammazzo i nemici e non riesco mai ad arrivare in tempo. Juventus forse alla lontana un po' come design, ma anche da quel punto di vista Titanfall è più brillante. No, non andare là! Dai, Quinn, mannaggia a te. Luke, tra quelli che hai portato tu ci sono effettivamente alcuni dei problemi del gioco, specialmente sul fronte della varietà. Poteva essere secondo me molto più soddisfacente e molto più appagante in relazione al concept. Purtroppo è un gioco che alla fine, ripeto, non riesce a raggiungere il suo pieno potenziale. Ed è un peccato perché l'idea è veramente buona. Sì, io vorrei. Ah, sta là. Ok. Watch out! Those are laser sights from snipers. Oh! Willian, il discorso è che la... Scusate un secondo. La costituzione, la creazione, la modellazione di un'offerta editoriale ovviamente dipende anche dall'interesse registrato da parte della propria community. Cioè nel senso, da una parte questa va formata e modellata a seconda di quelle che poi sono le specifiche che puoi trasmettere con la tua offerta editoriale. Dall'altra poi è chiaro che cerca di fare il possibile per, in base a quelle caratteristiche lì, soddisfare l'utenza. Questo adesso mi sfonda. E ti dico che, per quanto quello che tu hai detto è giusto, da noi non c'è tutto questo interesse. È una nicchia molto specifica e purtroppo all'interno di un'offerta editoriale come la nostra è difficile da collocare. Abbiamo una sezione sport che si è occupata anche di parlare di questo aspetto del mercato e soprattutto della congiuntura del mercato, però è difficile darle risalto. Ma qui ci sta qualche cosa da raccogliere là.
questa, se non mi sbaglio, è una parte abbastanza tosta. Ma prima quello, poi i cecchini. Oh, no, sono rimasto incastrato. Questo è uno dei momenti in cui il gioco diventa improvvisamente un botto più difficile senza che tu abbia ben chiaro com'è successo. Che una delle cose che non mi sono piaciute del gioco è che ha la tendenza a buttarti in faccia delle spike di difficoltà, cioè dei picchi di difficoltà imprevisti e anche un po' immotivati. Quindi Juventus, per qua preso io, lo recensisco io. Zik, mille auguri. Ti assicuro che io non sono come Francesco, che quando ti fa un augurio si augura una cosa, generalmente porta una sfiga fottuta. E la prova, diciamo, concreta l'avete avuta con l'ultimo evento del Future Games Show, dove lui dice: ah beh, però vedi, adesso migliora. E invece, quindi stai tranquillo, andrà tutto bene. Mannaggia ai botti che prendo. Gufetti, esatto, Mr. Gufetti. Merda. Capito, raga, venite qua. Qua, che dovete recuperare la vita. E vabbè. Ok. A livello tecnico, niente, mi sei rincastrato. Mannaggia. A livello tecnico non dà il meglio di sé, ma è tipo una delle prime cose che ho detto, perché è evidente. Filologia italiana, anche una materia interessante. Vizio, quella è una meraviglia assoluta. È una cosa meravigliosa. Ecco, io stavo proprio in mezzo. You think that was the last of them? There's more coming to check on us. So long as they open that door. Repairing. Invece l'ho superato la prima botta. Sarà che ci ho speso diverse ore. Way, non mi sento di darti dei buoni motivi per abbonarti al canale, perché sarebbe, come dire, forzare un po' la mano. A me piace pensare che se ti sei posto, cioè se hai valutato l'idea, comunque ti piace i nostri contenuti, ti piace anche un po' l'ambiente. Quindi vedi tu se ti va di sostenerci, non è un requisito obbligatorio. È una cosa comunque molto gradita. Non fate i cristiani, no, è la verità. Cioè, non ho mai detto a nessuno come spendere i suoi soldi, non cominciano adesso. Quindi vedi tu. Insomma, ripeto, a me farebbe contento, come ovvio, perché è una dimostrazione anche d'affetto. Ma oltre questo, come dire, fai che te pare. MDK non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di rispondere a questa tua domanda, perché quale che, a prescindere dalla risposta che mi troverei a dare, ti offrirei indirettamente
dei ganci per elaborarla in un modo o nell'altro. Quindi non voglio farlo, verrebbe fuori una roba indirettamente spoilerosa o facilmente fraintendibile, quindi non voglio risponderti. Grazie Shannone, grazie mille. Grazie mille per i complimenti. Juventus. Beh, io sono molto affezionato al team di Daryl Lars. Quanto mi piacerebbe portare il Daryl in live da noi, anche questa settimana se riesco. Detto questo, aspetto di... Mannaggia la miseria di mine. Aspetto di giocarci, per dirlo. Però sembra un netto passo avanti rispetto al predecessore, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico. E sembra in generale molto interessante. Più che altro è la dimostrazione che un team magari senza grandi risorse né grandissima esperienza, grazie al talento può fare, e soprattutto alla capacità di gestire bene le proprie ambizioni, può fare tantissimo. Mordimoro, per me ci sono delle possibilità. Ciao Michele, benvenuto. Allora, dove devo andare? A parte che quelle lì, devo prenderle. Vado al chip d'aggiornamento. Disintegration è... Mannaggia la miseria. È un ibrido tra RTS, cioè la strategia in tempo reale, e shooter. Questo è proprio il concept in a nutshell. C'è una componente narrativa che dovrebbe essere main focus, ma per quanto riguarda non è particolarmente avvincente. E una componente multiplayer che è sì divertente, ma purtroppo in qualche modo corrompe il concept e lo trivializza un po'. Grazie alle radio, gradisco molto, grazie mille. Allora, un secondo, fammi vedere dove sta l'alimentatore di questo coso. Di qua. Allora, fate non fare gestarci. Fari tutti? Perché c'è anche un cecchino da queste parti. Non lì. Preparing. Oh yeah, that feels good. Com'è online? Guarda, specialmente all'inizio è divertente. Perché l'idea è carina, funziona bene sul fronte multiplayer, almeno inizialmente. Però il problema è che se tu pensi a quello lì che è il single player e alle prerogative del gioco, ti rendi conto che tradisce un po' il concept, perché la strategia, specialmente per quanto riguarda la gestione dei minion, diventa un elemento proprio di secondaria importanza, per non dire proprio terziaria. E se tu togli quello come ritmo, come feedback, non è un gioco particolarmente... cioè non è un'esperienza multiplayer in grado di lasciare il segno. A maggior ragione considerando che poi non ci sta un vero e proprio sistema di progressione. Giochi per giocare, cioè giochi per divertirti e basta. E se queste sono le coordinate, cioè stanno anche... cioè ci sono tante esperienze che propongono... cioè che si pongono obiettivi simili. Ragazzi, non c'è la miseria.
Peppe, capisco quello che dici. Lo capisco. Mannaggia, una miseria. Poi tra l'altro è molto sbilanciata l'esperienza del conto online, visto che alcune classi di gravicicli rispetto agli altri sono imbattibili. Oh, mi stanno a fare i bozzi. Questi mi stanno a gonfiare. Ok. Bene, l'ultimo. Bene. Ok, ciao Mike Bo. Anzi, Mike Bo. Ma no, Harlock, il look non è per niente Destiny. Ma magari fosse Destiny, perché in realtà è molto più generico. Weilian, per quanto riguarda Game Network, il nostro lavoro è diversissimo. Tra l'altro te lo può dire il buon Mottura, che ci ha lavorato su Game Network. Molto diverso. Poi tra l'altro proprio il lavoro del giornalista videoludico si è evoluto molto negli ultimi 20 anni. Quindi, mannaggia la miseria, adesso scoppio. Quindi in realtà lì c'era del lavoro redazionale, ma i contenuti erano molto più easy, invece adesso si lavora molto più sull'approfondimento dal punto di vista, scusate un secondo, mi si è sconnesso il pad, dal punto di vista redazionale, e si continua a lavorare comunque, cioè si è cominciato a lavorare su molti più fronti, e questo se possibile è il punto di maggior contatto tra il nostro lavoro e quello di un emittente come Game Network, perché comunque dobbiamo scrivere, dobbiamo fare video, dobbiamo essere in live, quindi la gamma dei requisiti di chi fa questo mestiere è nettamente aumentata nel corso degli anni. Cianone lo farà Francesco fra qualche giorno. Se mi sbaglio domani o dopodomani. La cosa, l'ho letto questa mattina, è una cosa che mi fa incazzare come un picchio, Black Cat. Esiste ancora Game Network? No, non esiste ancora. Non esiste più da anni. Ciao Luca Gas, benvenuto. Grazie Roby. Tra l'altro una cosa fastidiosissima è che se io voglio a un certo punto tornare al desktop, tutti i progressi che ho accumulato durante ogni missione saranno persi. Cioè i checkpoint non contano. Questa è una roba che fa veramente anni 2000. Cioè anzi, ancora anche prima anni 2000. Tempo mi è sparita la chat. Ciao Rammstein Naru, benvenuto. Bella. Per me l'evento più importante da seguire è Baldur's Gate. È l'evento di Baldur's Gate. Non so tra l'altro neanche di cosa parleranno nello specifico. Probabilmente approfondiranno un po' per gli access. Però, in generale, direi gli E-Play. Cioè, tra mercoledì e giovedì. Must have made it to the VIP section. Mm.
Is that Wagner? Didn't you tell us? Domanda un po' fuori luogo, vedi qualche relazione con Tom Sardware? Non è domanda fuori luogo, non abbiamo nessuna relazione con Tom Sardware. Siamo testate totalmente differenti. Che io sappia non c'è mai stata nessun genere di collaborazione né scontro. Harlock, in realtà non lo so, non mi spiacerebbe se si parlasse della vociferata remaster della trilogia di Mass Effect. Per nulla. Non mi spiacerebbe se questa trilogia effettivamente esistesse. C'è una miseria in mezzo al mondo. Plausibile? Spero di sì, e spero anche che ne parleranno a breve. Presentando un Battlefield o un nuovo game di Star Wars, ad esempio. Tu dici Battlefront 3, secondo me Battlefront no. Però ho come l'impressione che parleranno di un qualcosa legato alla serie Battlefield. Non necessariamente un capitolo numerato. Credo che tu abbia letto delle mie cose, cioè su Aerogamer credo poco. Anzi, credo che sia difficile che tu abbia intercettato qualche cosa, visto che era proprio poco. Sono stato su BG24 7, sono stato su siti più piccoli, ma perché fondamentalmente io sono passato dal giornalismo vero, cioè vero, scusate, orribile parentesi, dal giornalismo generalista, mi occupavo di cronaca, politica e società, e a quello lì videoludico, per il quale ho sempre avuto una grande passione, però lo affrontavo come molti hanno sempre fatto, come appunto una passione, quindi scrivevo per portate più piccoli e mi piaceva accompagnare la mia attività principale con appunto la scrittura di ambito videoludico. Poi, visto che comunque già avevo esperienza giornalistica, avevo esperienza nel settore, ne conoscevo i meccanismi, è stata una transizione naturale quella lì verso Avriai. James per il Corriere. Il gruppo Corriere. Getting fixed. They're on me! I need help! Mannaggia la miseria, qui ci chiudono. Tra l'altro qui tra poco arriva il boss, che non credo riuscirò a fare. Tokujiro, sì, ma non è sempre ugualmente divertente. Cioè, c'ha delle forti fluttuazioni anche da quel punto di vista, però... Se non fosse stato divertente, non gli avrei dato neanche la sufficienza. Che ti dico, Weilien? Secondo me mancano un paio di generazioni prima che questo modus pensandi proprio si esaurisca. Niente è meglio di inculinati random, niente. Allora, io qui devo fare una cosa molto precisa, ovvero spappolare. Questa è una specie di fase boss. Ok.
teoricamente quegli scudi dovrebbero cadere permettendomi di colpire. Esatto, adesso dovrebbero cadere. Ok. Il mio obiettivo è spaccarlo tutto. La seconda parte in poi in realtà è più facile. Perché mi si blocca? Perché ti puoi incastrare questi, ecco qua, questi corridoi, refillarti e aspettare che... Mannaggia la miseria. Niente, io tra l'altro non so perché sto problema non c'era quando lo stavo recensendo, di rimanere bloccato in questi tunnel. Adesso c'è. Ragazzi, difendete. Io stocco. Niente, niente, niente. Guarda se non mi scoppiano. Guarda se non mi scoppiano adesso. Niente, guarda quelli. Stanno lì a prendere gli schiaffi. No, non è veramente pessimo, però non è neanche particolarmente stimolante. Dai, dai, no! Ma guarda, guarda quanto stronzo. No, 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 c'è un ultimo secondo. Ok, va. Spero che mi abbia salvato, perché... No, vai a cagare, cioè vai a cagare, manco il checkpoint. Qui raga, qui. Mannaggia. Niente, non capisco perché non... questi problemi di collisioni. Ragazzi, dovete per favore impegnarvi un pochettino. Ed me out, mannaggia voi. State qui. Ma che è successo? Mannaggia. Mi si è sconnesso il pad. No, dai. Questa è colpa mia però, perché c'ho il disagio proprio inside. Guarda, 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 guarda. Adesso il tempo che ho sprecato. Dovete stare qui, venite qua. Target it. I'm in trouble. Taking fire.
ma... Bravi. Dove, dove, dove? Qua. Status improving. Vai, 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 vai. Tra l'altro, cioè, io ho dei cannoni giganti. Ma perché questo non fa... C'ho un minimo di stagger, di indecisione, niente. Ammazzatelo! Ammazzatelo! Niente, guarda, 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 guarda! Ciao, Harry Storm! Non è che rivale il voto perché è una sezione ti mette in difficoltà, se no. Che voto avrebbe preso praticamente ogni cosa fatta da From Software. Solo l'ultimo che solo non so se è la parola giusta, ma mi manca l'ultimo. You got it. Got it. Adesso portano da qualunque. Yes, it is. Okay. Vai, vai, apriti, 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 che c'ho fretta. You got it. Vai, 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 vola, 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 la maglia. Sul giratore. Ok, cioè, capite, prima mi mancava solo l'accesso alla cutscene. Ah, che fatica. Romer, Romer, come in, Romer. We hear you, Wagner. Good news, we cleared the town and destroyed the blackout tower. Yes, yes. Well, those red-eyed scoundrels were up to no good, all right. They were covering their deployment of a major force. They're set to destroy the neighboring dam. That would be a horrible setback for the resistance. I see. You'll stay out there and await. Juventus. They'll be at your staging area by sono d'accordo con la sua recensione, che trovo coerente con le osservazioni che ha fatto. Perché credo che abbia perfettamente senso e che si tratti comunque di un prodotto non particolarmente lodevole in nessun modo. Personalmente forse sarei stato meno netto con la valutazione, ma non di molto. E ripeto, ritengo che il voto di Francesco sia non solo motivato, ma anche più che ragionevole. Perché, raga, tutto ne sta, è proprio un giochetto. Romer, che cosa gli do? Danno delle armi, sì. Bene,
Sono le 14:26. Io non ho il tempo per fare un'altra missione. Qui in giro non c'è nulla da farvi vedere se non appunto il nulla. Ciao Ila, benvenuta. Credo, cioè nel senso potresti anche essere un uomo, ma comunque benvenuti. Ragazzuoli, io credo che vi abbandonerò. Noi ci rivediamo oggi, no, ci rivediamo domani. È stato bello, un abbraccione forte. Se vi va di dare un'occhiata alla recensione la trovate sul sito. Disintegration è il suo nome. Salve a tutti, un abbraccione, alla prossima. Ciao!